Sì, siamo pronti, abbiamo lavorato bene in questo periodo e non è stata facile perché abbiamo stato tanto tempo fermi, però anche a casa abbiamo lavorato nella medida del possibile e adesso sì, è entrata nella settimana decisiva che volevamo da tanto e siamo pronti per ripartire bene. Ma qua sono tanti giocatori. Tanta qualità ai nostri attaccanti, Papu, Iličić, Luis, Muriel ha tanta qualità nel dribbling, anche Duvan con la forza fisica, no? Quindi è difficile da dire uno solo. Il mio gol secondo me contro la Roma di testa, no? Che è stato bello e importante che siamo riusciti a pareggiare una partita che perdevamo di 3-0. E l'assist, non lo so, l'assist ho fatto un po', ma forse contro il Napoli, perché in quella partita abbiamo pareggiato 2-2 e ho fatto io tutte e due assist, quindi è stato doppio assist, quindi scelgo di quella partita lì. Ah, qui, nell'Atalanta sono tanti, ma non lo so, c'è Martin che è un bravo ragazzo, Timothy. Abbiamo Robby, tanti, no, è difficile da dire uno. Abbiamo una squadra di tanti bravi ragazzi. Questo è sicuro che mi hanno visto su Instagram, no, che ho messo. Ho corso ogni giorno, ho fatto tanti, non lo so, ma tanti, tanti. Penso che sono quasi arrivato in Brasile, sotto Pirulano. Sì, anche io chiamo Robby di Brudi, un bravissimo ragazzo. Che sta facendo molto bene, è cresciuto tanto negli ultimi anni. Sono felice per lui che è un giocatore, un vero professionista che lavora tanto, non solo lui, ma come tutti i ragazzi delle squadre. Quindi, Robby è mio Brudi. Sono rimasto impressionato perché è veramente molto bello, no? Ha cambiato lo stadio completamente, è una cosa, è fantastico. Io in Brasile tifo a Goiás, che è la squadra dove ho iniziato, una squadra che mi ha fatto arrivare dove sono oggi, sono molto grato a loro per tutto quello che hanno fatto per me e dopo l'Atalanta è la mia squadra del mio cuore. Buono, a me mi piaceva molto quando vedevo giocare Lúcio e poi io ho visto Brasile vincere il Mondiale del 2002, quindi quelli giocatori lì per me sono i miei idoli, diciamo, quindi per quello scelgo lui. Direi la prima partita che ho giocato da titolare con l'Atalanta contro Empoli, che ho giocato in 90 minuti e ho fatto anche gol di testa nella vittoria di 1-0. È stato l'inizio di tutto per me, no? E quindi direi è più importante. Gut è un bravissimo ragazzo, l'ho visto adesso in questi ultimi giorni, no, che è tornato di Brasile, sta molto bene, secondo me avrà un futuro, un bello futuro per la frente. Deve seguire lavorando forte, imparare quello dei giocatori più esperienti, più esperti e seguire anche il consiglio del mister che è molto bravo in fare i giovani e tutti i giocatori a crescere. Sempre mi è piaciuto i due, quando sono arrivato era già da un altro e quando si è liberato il numero due ho preso e mi piace di più. Buono, direi Casoncelli che è bergamasco, dai. Tutti dicono del papà, ma si vede, no? mia figlia è l'amore della mia vita, è la mia ispirazione. Mia famiglia. Buono, grazie a tutti voi che mi avete iscritto, purtroppo non ho potuto rispondere a tutti, erano tante domande, grazie. Volevo poter dire ci vediamo tutti allo stadio domenica, purtroppo dobbiamo aspettare ancora un po', però presto ci vediamo. Forti abbraccio e forza Atalanta. Ciao ciao.